la Multisala Planet questa sera al centro dell'attenzione, perché non si fa altro che portare avanti quello che di meraviglioso, i 100 anni dell'Ardizzone Gioieni. Gianluca Rapisalda, questa sera si parla dell'Ardizzone, dei suoi 100 anni, della sua fondazione, ma cosa può commendarci in merito a questa serata? Si parla, sì, hai perfettamente ragione, si parla dell'Ardizzone Gioieni e dei suoi 100 anni in modo del tutto originale. Oggi infatti assisteremo, diciamo così, a un evento veramente significativo, un evento veramente originale all'interno della rassegna del nostro centenario che noi abbiamo intitolato simbolicamente 100 anni di luce. All'interno di questa rassegna infatti era previsto proprio per novembre, quindi per la fine dell'anno, la fine dei festeggiamenti che hanno scandito nell'arco di un intero anno le celebrazioni del glorioso centenario dell'Istituto per Ciechi Ardizzone Gioieni, questo evento, diciamo così, come l'ho definito prima, originale, che è la proiezione o comunque la prima ipovisione assoluta di un film, ipovisione o non visione, o dico scherzosamente, di un film interamente dedicato alla vita di Ardizzone Gioieni. L'Ardizzone Gioieni dimostra attraverso questa proiezione, attraverso questo film, che si può abbattere un'ulteriore barriera, che possiamo sfatare un ulteriore tabù, quello cioè che il cinema possa essere fruito dai non vedenti, ma che possa essere fatto dai non vedenti. Ecco, nella tradizione cinematografica la cecità viene descritta come il massimo handicap possibile e i ciechi soltanto come quei poveri sventurati, quei poveri sfortunati che magari alla fine del film, nell'happy end, recuperano miracolosamente la vista. Il nostro regista Daniele Consoli è il regista di questo film intitolato Blind Morning, dedicato appunto alla vita di Ardizzone Gioieni. Dimostra non solo che non vedenti possano fare cinema, gran parte degli attori, come vedrete, di questo film sono utenti, convittori e semiconvittori dell'Istituto per Ciechi Ardizzone Gioieni. Questa è appunto una grande novità, si dimostra che il cinema può rendere abile anche il non vedente, il minorato della vista e gli ipovedenti, ma nello stesso tempo appunto racconta finalmente di queste persone non più come eroi disgraziati in cerca della luce o come dei santini da glorificare a tutti i costi, ma finalmente li descrive come quelli che siamo in realtà, delle persone in carne ed ossa che conducono una vita normale, che fanno le cose degli altri. Ecco, la cecità da Daniele Consoli, e questo sicuramente gli va dato merito, in questo film viene descritta non come una tragedia assoluta, come spesso nei luoghi comuni e nell'immaginario collettivo della gente appunto esiste, ma viene descritta come una limitazione, viene descritta come una disabilità, ma a volte anche come una risorsa, comunque sempre qualcosa dentro la vita e non ai margini della vita. Ma pensi, Presidente, ritorniamo un po' alle origini di questo Ardizzone Gioieni, che è stato allora un ospizio chiamato l'ospizio dei ciechi. Piano piano, con l'evoluzione, un po' è andata oltre. Oggi possiamo definire l'Ardizzone Gioieni, che è stata sempre un'istituzione, in quanto molti eventi si sono creati all'interno di questa struttura meravigliosa, gestita da voi. Sì, io dico che effettivamente cerco di battermi quotidianamente contro questo luogo comune e questo immaginario collettivo, che l'Istituto per Ciechi sia ancora un ospizio. Iniziative come quelle di oggi, manifestazioni come quelle odierne, dimostrano invece che innanzitutto è un ex ospizio, che non è più un luogo del buio o un ghetto come spesso viene considerato ancora dai catanesi, ma che invece è una palestra di vita, che invece è ormai un'istituzione di luce, che invece è ormai un cantiere, un laboratorio sempre aperto, capace di rendere non vedenti sempre meno ciechi e capace di farli tuffare nella vita, di farli immergere, perché no, anche in eventi eccezionali come il cinema. Un altro aspetto importante che volevo sottolineare di questo film è anche l'aspetto, diciamo così, sperimentale. Si parla di un progetto cinematografico. Blind Morning, nella sua prima parte, infatti, diciamo che attraverso una tecnica binaurale, che poi magari vi spiegherà meglio il regista, che sarà sicuramente intervistato
registrato fa sì che si evidenzi più l'aspetto audio dell'aspetto visivo. Diciamo che nella prima parte del film il regista ha curato prima l'audio e poi l'immagine. Ecco, quello che noi vogliamo oggi dimostrare è che si può fare un cinema senza immagini, perché poi il mondo dei non vedenti è spesso fatto non tanto di immagini, ma è fatto di racconti sonori, è fatto di suoni, è fatto di audio. Ecco, in qualche modo la prima parte del film esalta proprio l'audio, che diventa dunque la chiave di lettura prioritaria rispetto invece alla chiave di lettura visiva, che diventa secondaria. E proprio per questo ho parlato di un progetto sperimentale. La nostra idea ambiziosa, e chiudo, è quella di creare una cineteca per non vedenti, attraverso anche, grazie al contributo del regista Daniele Consoli, che ha sposato la nostra causa, possa in qualche modo finalmente esaltare l'audio dei rumori, esaltare l'audio dei dialoghi, rendere finalmente fruibile in modo effettivo ai non vedenti una meravigliosa manifestazione del nostro spirito e della nostra arte, che è il cinema. Io sono convinto che la forza e con la determinazione di sempre ce la faremo anche questa volta. Grazie Presidente. Prego, figurati. Colui che mi ha preceduto nella sua calorosa, approfondita anche, diciamo così, recensione appunto di film di Daniele. Cosa dire? Poche cose rispetto a quelle qualificanti che ha detto appunto il professore. Una cosa importante è la dimostrazione di come attraverso il film, attraverso questo film, l'Istituto per Ciechi Ardizzone Gioeni oggi voglia dimostrare, sono qui presenti appunto tutti gli utenti e convittori e semiconvittori dell'istituto, che saluterei con un grande applauso intanto perché sono stati grandi protagonisti del film. Ormai ben altra cosa, siamo, io ritengo, una istituzione di luce, siamo un laboratorio sempre aperto, perché no, possiamo fare anche cinema. Oggi dimostriamo appunto con il film di Daniele, grazie Daniele, te sarò sempre grato, grazie Massimiliano, ovviamente anche a te, di come si possano abbattere. In fondo a destra c'è la presidenza. È stato un piacere, io torno. Benissimo, quindi mi tratti bene questi ragazzi, soprattutto questa è la mia più importante raccomandazione, ok? Certo. Posso che formulare i miei più sinceri auguri e farle un grosso in bocca al lupo. Grazie, grazie davvero. Credo che ci conoscere. Ti figuri, il piacere è tutto nostro. Mi raccomando, con i fanciulli, anzi, i ragazzacci, come li chiamo io. Buon lavoro. Salve, salve anche a lei. Buon lavoro. Dunque, io sono
sono la professoressa nel Belvedere e insieme faremo disegno, fotografia e anche un laboratorio multimediale. Chi di voi non sa disegnare? Non sono tanto portata. Non prenderemo il disegno figurativo, cioè se io dovessi chiedervi, disegnate la professoressa Elena Belvedere. Saremo lì a cercare di disegnare la professoressa Belvedere, com'è fisicamente. In realtà in questo caso noi tratteremo un disegno a mano libera e il segno dovrà diventare espressione. Che sensazione vi dà la professoressa Belvedere? È questo che dobbiamo disegnare. Quindi il concetto è non tanto come ci esprimiamo, ma che esprimiamo delle sensazioni, delle emozioni. Esatto. Ovviamente uno strumento che ci fa disegnare il dietro, così come... Infatti. Qualcun altro disegna con questo strumento? Sì, anch'io. Ho fatto disegno tecnico, l'ho sempre fatto col piano con mano. Tu con l'insegnante con una fase di relazione tecnico e di artistica, avendo le difficoltà, mi facevano disegnare. E questo è un po' carente di questo campo. Questa sarà la difficoltà iniziale, sembra questa. Sì. Signor Giovanni. Lei mi stupisce sempre, Maria. Le piace? Sì, molto. Lei è molto brava. Grazie. Venga. Tommaso, ti volevo ringraziare per i giochi. Rocco ieri era contentissimo. Ha costruito un castello meraviglioso. Tu sei sempre molto gentile con noi. Perdonami. Hai bisogno di aiuto? No, grazie. Manipolate la carta con gli occhi chiusi per rappresentare un'idea. Affidatevi alle sensazioni tattili. Ah, allora, dove può fare ad occhi chiusi? Stampare ad occhi chiusi? Sì. Ok. Chiari? Ah, Simone, io non ci vivo, posso io tranquillo. Elena. Qua c'è un altro foglio. Il giornetto era? Un po' sopra. Che fumetto era? Dex. Usa i materiali come vuoi. Ok. Capito? Dammi. La sento calda, sì, e questa fredda. Bene. Andiamo a bolla. Vai che lavorare. Aspetta. Con le mani appiccicate di collo.
purtroppo la cataratta è un mare oscuro che la signora, è vero, accoglie già nel suo occhio destro, e presto credo proprio che prenderà pure quello sinistro. E ce volete fare? È irreversibile, irreversibile. Sentite, barone, io credo pure che si potrebbe cercare di operare un intervento. Sì, è vero. Ma voi ditemi la verità, ve la sentireste di attentare all'incolumità di questa bella creatura e al futuro del suo povero figliuolo? Vedete? E io neanche me la sento, caro barone. Oh, signori, io credo che si sia fatta proprio l'ora di andare, perché c'ho il battello che mi parte tra due ore e mi dispiace, purtroppo non lo vorrei perdere, sapete? Sentite, mi dispiace non essere stato di vostro aiuto, e beh, ma vi auguro comunque tante fortune di questo mondo. Fa sempre due soldi, Se pagate subito, sì. No, sapete perché? Perché c'ho il battello che mi parte, non vorrei fare brutta figura. Maria, la scienza medica promette grandi cose per i nuovi nascituri. L'oftalmologo tedesco Hermann von Helmholtz ci darà delle risposte. Andremo direttamente a Berlino. E ti prometto no, che... No, Tommaso, non prometermi nulla. Io lo so che tu sei in buona fede, però devi accettare il fatto che i miei occhi si spegneranno. Questo non vuol dire nulla, io sarò sempre me stessa, felice di amare mio figlio e di averti vicino. Guarda, Tommaso, ti vedo benissimo, guarda, mi vedi? Ecco, guarda come ballano, guarda come sono belli. Sono anche lui. Volano. Lei è innamorata di lui. Lei si avvicina a lui. Lo vuole baciare, ma lui la respinge. È distratto da quell'altra. Eccola che arriva. Adesso lui sta con lei. Pensi che torneranno insieme? Pensi che lui capirà? Ecco, lui è tornata. Ma lui va via con quell'altro. Lei è rimasta da solo. Continua a ballare. Si è tolta la vita perché all'amore non sa per rinunciare. Lui deponete i ferri sulla tomba. Maria, lo spettacolo è finito.